La Treviso del basket, ma anche tutto un sistema di sport che c'è dietro, torna dove gli compete e dove ha mietuto tanti successi. Stiamo parlando nella massima divisione per quanto riguarda il basket e soprattutto per la soddisfazione di tutta una città. Sono le 22:49 quando davanti a Porta San Tommaso esplode l'urlo di gioia dei tifosi. Dopo 7 anni il basket trevigiano ritorna in Serie A. In migliaia tifosi e appassionati si sono radunati sotto il maxi schermo di Porta San Tommaso. Un colpo d'occhio unico, un mare di persone che ha inseguito con trepidazione l'avverarsi del sogno, sottolineando con un boato ogni singolo punto. Sullo schermo la partita, dominata da Treviso, anche se l'ultimo quarto Capodorlando recuperava terreno. Ma gli ultimi decisivi punti sotto canestro ridanno fiducia e la marea celeste comincia a cantare Serie A già prima del fischio finale, quando l'impresa diventa realtà. Serie A che abbiamo conquistato, è un gruppo di ragazzi che si sono, diciamo, battuti sempre come i leoni. Siamo tornati al grande, il grande basket, ci siamo ripresi il nostro posto, siamo finalmente di nuovo in Serie A e adesso partono nuovi obiettivi, non ci fermiamo qua, abbiamo ricostruito il basket di Treviso. Adesso godiamoci questa vittoria fantastica. Da Porta San Tommaso partono i caroselli di auto, sventolano le bandiere e suonano i clacson per le strade. Poi un fiume di tifosi si riversa nelle vie del centro, una passeggiata nel cuore di Treviso con il cuore in festa e con la Serie A in tasca. Una passeggiata trionfale attesa e sognata da tanto tempo. Sant'Agostino, loggia dei Cavalieri, piazza dei Signori. Il colpo d'occhio della festa trevigiana è unico. Nei cori, urlati a squarciagola, si sprecano i riferimenti alla storica rivale Fortitudo e a quel derby con Venezia che i tifosi già assaporano. Così come il prossimo, inevitabile obiettivo. Ecco com'era maturata sportivamente questa vittoria. La retina che si infiamma è una squadra che vola. La sceneggiatura del film che riporta Treviso in Serie A porta la firma di un grande regista a nome Max Menetti. È gara 3, quella da non sbagliare. Al Palaverde la De Longhi ha dominato, ma in terra di Sicilia c'è da scommettere che Capodorlando venderà cara la pelle. La ricetta allora è una, al Palafantozzi, attaccare alla gola, subito. Un primo quarto intensissimo, fatto anche di colpi proibiti con le squadre che restano a contatto, divise da un solo punto. Poi la seconda frazione di gioco, Imbro e Logan mettono benzina nel motore ed è soprattutto il professore a macinare punti. Sarà lui nel terzo quarto a scavare il solco decisivo con le sue bombe che spezzano i siciliani. Quarantasette a 59 all'inizio dell'ultima frazione, quella nella quale Parks e compagni fanno di tutto per accorciare le distanze davanti ai loro tifosi. Si arriverà fino al meno 4, cardiopalma per i tifosi di Treviso sugli spalti e in città davanti al maxi schermo, ma è ancora lui, David Logan, a chiudere il discorso. 36 punti, 8 su 8 da 2, 6 su 12 da 3, ma MVP delle finali strameritato e festa che si palesa sul parquet. L'ultimo metro percorso, il cappotto è servito, la storia bussa dalle parti di Treviso.
Parliamo di ciclismo, ma non quello sportivo, quello di tutti i giorni, il pedalare per muoversi nelle città, la pedalata condivisa, diciamo così, il bike sharing, la mobilità delle mobike a Padova sono state un successo finora, i numeri parlano chiaro. La mobike padovana piace e come se piace. In un mese il servizio di bike sharing a flusso libero sembra aver conquistato il cuore dei padovani e dei pendolari, che sempre più spesso utilizzano app e due ruote per spostarsi nel centro cittadino senza dover inseguire l'ultima piazzola blu. I dati forniti da Mobike Italia parlano chiaro. 30.000 noleggi nel primo mese, con una crescita molto decisa già dopo i primi giorni di avvio del servizio. 12.000 iscritti all'applicazione e un migliaio di abbonati, con picchi di centinaia di utenti attivi nello stesso giorno. Il che, con 300 bici light e altrettante classic a disposizione in città, significa che ci sono momenti in cui trovare una Mobike libera è davvero complicato. E questo non può che confermare la buona riuscita del progetto. Molto bene, abbiamo fatto, ci sono più di 12.000 persone si sono registrate al servizio, abbiamo fatto più di 30.000 noleggi e ci sono stati picchi di anche 800-900 utenti attivi al giorno che hanno deciso di utilizzare Mobike anziché utilizzare un altro tipo di trasporto come l'auto privata. Il nostro servizio si sposa molto bene col trasporto pubblico locale. Il risultato arriva grazie anche a un municipio che ha puntato fin da subito sul progetto. Il comune è un comune che è molto attivo, il sindaco e il vice sindaco sono molto attivi nel cercare di perseguire questi obiettivi di mobilità sostenibile, ma soprattutto per alleggerire la città dalla pressione del traffico e per restituire un po' più di spazio alle persone. Uno dei grandi beni immateriali, possiamo dire così, ma in realtà è molto materiale, dell'Italia è il paesaggio. Se noi il paesaggio lo rendiamo invisibile, di fatto perdiamo un grande bene. È a questo punto, dopo l'incrocio che porta a San Zeno, che ti si apre immediatamente sulla tua destra il massiccio del Grappa. Dici sto arrivando a Bassano, ma improvvisamente succede qualcosa che... la visione del Grappa sta per essere totalmente occlusa, perché qui sulla destra sta nascendo qualcosa. Le colonne di cemento sono piazzate, tra un po' arriveranno i pannelli prefabbricati, il cemento occluderà per sempre quello che i viaggiatori da Padova verso Bassano sulla Valsugana hanno visto per secoli e secoli, ovvero la visione del Grappa prima di entrare a Bassano. E Bassano a questo punto perde uno suo simbolo identitario, è quello che si chiama tranquillamente la cancellazione di un paesaggio. La vicenda è paradossale, un grande centro commerciale che nasce tra le perplessità di molti di fronte a un altro grande centro commerciale. Di fronte ancora il tipico muro in ciottoli di Brenta e mattoni del Bassanese a delimitare, ironia della sorte, un'azienda vocata alla coltivazione di prodotti biologici che tiene la sua bandiera di sostenibilità come un'oasi nel deserto. Dall'altra parte betoniere gettate di cemento, impermeabilizzazioni di tutto il terreno. Tra l'altro questa è campagna, sono campi ricchi, sono campi che danno molto alla terra e a chi la coltiva. E questo era un campo fino a pochi mesi fa, ecco quello che si dice il consumo di suolo. Il centro commerciale arriverà quindi dopo aver divorato campi e paesaggio in pochi mesi. Le perplessità e le proteste a livello politico e le associazioni commerciali di categoria per questa pianificazione del territorio di Cassola non sono servite a nulla. Se timbri e autorizzazioni lo permettono, nessuno potrà fermare la retorica del centro commerciale uguale posti di lavoro, laddove gli esempi che arrivano da oltreoceano raccontano di un arretramento di queste strutture colpite dal mondo che cambia e dagli acquisti online. Ma nel frattempo il territorio e il paesaggio è scomparso per sempre. Non tutte le costruzioni sono sbagliate, ovviamente, anzi, spesso si integrano con il paesaggio, landmark li chiamano gli inglesi, ovvero i segni della terra, quelli che ti segnano un qualcosa di preciso. Per esempio un landmark è il Tempio Ossario, perché si integra con il paesaggio che c'è dietro, il Monte Grappa, e anzi racconta qualcosa che nel Monte Grappa è accaduto, ovvero la guerra stessa.
Ci fermiamo per una pausa.